Se avete un po' di tempo a disposizione, possiamo preparare questa ricetta adatta ad un pranzo di un giorno di festa. Rigatoni napoletani farciti. Per 4 persone ci occorrono 400 g di rigatoni numero 124 De Cecco, 200 g di scamorza affumicata, una melanzana, 3 zucchine, 2 peperoni, uno giallo e uno rosso, una cipolla, uno spicchio d'aglio, un mazzetto di basilico, parmigiano, sale, pepe e olio extravergine di oliva fruttato De Cecco. Prendiamo le verdure, puliamole e tagliamole tutte a cubetti piccoli. Tritiamo anche la cipolla e mettiamola in una padella capiente con 4 cucchiai di olio extravergine di oliva fruttato e lo spicchio d'aglio schiacciato. Uniamo le foglie di basilico spezzettate e facciamo appassire dolcemente. Aggiungiamo in padella le verdure, il sale, il pepe a piacere e copriamo, lasciando stufare per una decina di minuti. Poi scoperchiamo e alziamo la fiamma per ancora 5 minuti. Prepariamo la scamorza, sempre a dadini, e mettiamola nella padella con le verdure con 3 cucchiai di parmigiano grattugiato. Mescoliamo il tutto. Lessiamo i rigatoni molto al dente. Vanno scolati e raffreddati sotto l'acqua corrente. Prendiamo una pirofila dove metteremo i rigatoni in piedi, uno per uno. A questo punto li riempiamo delicatamente con le verdure e la scamorza. Infine spolveriamo con il parmigiano e passiamo in forno già riscaldato a 180 gradi per un quarto d'ora circa. Per questa ricetta il sommelier consiglia un Colli di Luni Vermentino o un Colli Berici Garganega, serviti entrambi a temperatura intorno ai 10-12 gradi.